Bene, come sapete da quello che avete preso, che quest'anno appunto il tema dei ritiri appunto è la chiamata alla santità nel capitolo terzo, ecco, della esortazione del Papa Francesco. Ebbene, la volta scorsa già vi è stata presentata la beatitudine, beati i poveri, eccetera, no? E oggi questa è la beatitudine, che cos'è? Dei miti, no? Quindi beati i miti perché avranno in eredità la terra. E allora, ecco, questi due temi che noi vogliamo insieme, ecco, camminare, ecco, questo primo tema che questa mattina un po' vedere alla luce del Vangelo, il potere, ecco, il potere evangelico della beatitudine, della mitezza. E questo sera, nel pomeriggio, anche qui un tema, un aspetto antropologico, spirituale, ecco, anche qui della beatitudine, della mitezza. Come prima cosa, andiamo a vedere che la mitezza, la qualifica della mitezza, cioè la caratteristica fondamentale della mitezza, è il rapporto con il prossimo. Ecco, è il rapporto con il prossimo. E anche quello costruire rapporti sociali, però senza presentarsi, ecco, con cose particolari, e né, diciamo, pensare, ecco, di poter in qualche modo giustificare, a vedere, oppure avere conquistato l'altro. Quindi la mitezza è proprio questa. Quindi il rapporto con il prossimo e costruire rapporti sociali con gli altri senza tante altre cose, e soprattutto allora come in modo particolare con la testimonianza. E quindi già questo, la qualificazione, ecco, della mitezza, già ci interroga, già c'è un'interrogazione a cui rispondere. E io vorrei suggerire allora un minuto di silenzio a vedere appunto i rapporti con gli altri, se il nostro rapporto con gli altri, e se abbiamo e ci impegniamo anche a costruire questi rapporti sociali, soprattutto e prima di tutto con coloro con i quali noi viviamo, e poi anche con gli altri che incontriamo. E dico, ecco, un minuto proprio di raccoglimento e vedere, dare questa risposta a questa interrogazione.
E allora, in questo capitolo e in questa presentazione che il Papa fa appunto della beatitudine dei miti, ecco, ci dà un quadro, perché appunto dice che queste cose sono per il mondo contemporaneo, quindi per quelli che conosciamo oggi. E allora ci dà un quadro e lo chiediamo appunto, ed è veramente questo quadro, non è affatto, diciamo, anzi è del tutto non bello, ecco, forte anzi, che ci verrebbe la voglia appunto di andare lontano da chi incontriamo. E infatti ecco il Papa dice espressioni molto forti, come in questo mondo è un luogo di inimicizia, di litigio, di odio, di imporre le proprie idee agli altri, le loro abitudini, di imporre perfino il modo di parlare, di vestire. Insomma, è il regno dell'orgoglio. Vanità, innalzarsi sopra gli altri. Questa è la fotografia che Papa Francesco fa del mondo contemporaneo. E allora, e lui stesso dice, può sembrare tutto questo un qualcosa, vero, che non ce la facciamo là fuori, perché dice, Papa infatti dice, nonostante sembri impossibile, però la possibilità, ecco, c'è questa, che Gesù, lui ancora dice, propone uno stile, che è il suo stile. E questo stile, cide, è il suo stile della mitezza. E Gesù stesso ne dà l'esempio. Sono mite e umile di cuore. Però, diciamo, sprona anche ad imparare da lui questa mitezza e questa umiltà. E allora tutto questo, che cosa possiamo? Qual è la nostra situazione, questa risposta? Perché lo stile di Gesù è questo, lo stile che Gesù propone è questo, e allora qual è la nostra situazione? E chiaramente noi siamo chiamati a vivere in questo mondo contemporaneo, con questa realtà, eccetera. E allora anche qui dobbiamo, diciamo, costruire rapporti sociali con questo, appunto, dobbiamo costruire rapporti sociali. Il cristiano certamente, ecco, deve rispondere, ecco, viene, diciamo, interrogato, viene chiamato, eccetera. E la beatitudine della mitezza è, ecco adesso, come mai possiamo veramente costruire rapporti col prossimo, eccetera. Ora, quando Gesù appunto ci dice
di imitare Lui e ci dice appunto anche di imparare da Lui. Ora, questo non tanto più che un obbligo, è un dono. Più che un obbligo, è un dono. Quindi se dice siate miti come lo sono io, significa che questo è un dono di poter fare. Un dono di poter fare. Quindi questo è proprio perché, diciamo, quella che la parola del Vangelo, e quando leggiamo appunto il Vangelo, si può leggere in tanti modi per capire qualcosa, eccetera, eccetera, ma soprattutto quando siamo veramente chiamati, il Vangelo è un dono di potere spirituale. Alle volte leggiamo il Vangelo soltanto per l'esortazione, per imparare qualcosa, eccetera. Ma non è questo, quindi non è questa lettura. E il Vangelo appunto neanche è un comando, eccetera, ma è un potere, un dono di potere. E allora se accogliamo, ecco, se accogliamo questo invito, ecco, da parte di Gesù. Questo invito realmente è un investimento di potere spirituale. E allora possiamo anche, ecco, questo potere spirituale può essere realmente la forza di costruire rapporti sociali. Con chi realmente vorremmo essere lontani, proprio con quelli, ma rapporti, ecco, di accoglienza interiore. E il Vangelo appunto ci dice questo, non soltanto di fare questo, ma ci dà il potere di poterlo fare. Ma e questo come può accadere? Certamente se crediamo. Il fondamento è la fede. E qui ci abbiamo una conferma da un'esperienza spirituale che è appunto Santa Teresa, ecco, d'Avila. È capitato a lei, e questo che troviamo nel capitolo 24, 25, 26 della sua biografia, che accadevano in lei certe parole, ma chi fosse che glielo dicesse non lo sapeva. E allora ha fatto ricorso ai teologi. Accade così, così, eccetera. E la risposta dei teologi è, ma questa è roba del diavolo, quindi non fare, ecco, di non fare conto, quindi eccetera. Però nonostante che gli dicevano questo, questa parola che sentiva era operativa. La parola opera. Ha proprio questa espressione, le parole sono opera. E infatti, nonostante che tutti gli dicevano questo, continuò ad essere realmente presa da questa realtà. E poi piano piano ha capito chi era questa parola. Appunto era il Cristo. E se anche anche la nostra chiamata alla vita religiosa, e abbiamo qui in Gesù ancora la chiamata di Matteo. Chi era Matteo?
come mai è così svelto, ha tolto tutto e è andato appresso a lui. Ma quella chiamata era potere. La chiamata era potere. Quindi ha potuto andare perché gli è stato dato questo dono, gli è stato dato questo potere. E anche come l'incontro di Gesù con Zaccheo. Voi pensate che sia stato Zaccheo a fare tutto quello che ha fatto? È il potere che ha ricevuto. E così anche la nostra vocazione. La nostra non abbiamo scelto noi. Guai a noi se avessimo scelto noi. Noi abbiamo risposto liberamente. Ecco perché anche la Chiesa vuole che ci sia un profondo discernimento e capire se sia veramente Lui a chiamarci. Perché questo tipo della vita, ecco, occorre appunto un potere particolare, proprio perché è una vita innaturale, non naturale, innaturale. E allora occorre un potere particolare per poterla vivere, per poterla, proprio perché lo scopo della presenza nella Chiesa, ecco, di questo tipo di vita, è appunto è quello di essere segno della escatologia, cioè di come si vive di là. E proprio per come invito al popolo di Dio che non c'è qui la pienezza della vita. E allora con una testimonianza particolare, ecco che allora diciamo se il Signore chiama, se il Signore anche ci invita a scegliere Lui, ad essere mite come Lui, significa che ci ha dato questo potere appunto anche di incontrare il prossimo e anche di costruire rapporti. Ma questi rapporti, questo prossimo, proprio lo dobbiamo incontrare visibilmente oppure anche se non lo incontriamo, anche se non lo conosciamo, è realmente sentirlo dentro di noi, è sentirlo dentro di noi. Quando noi parliamo anche di dialogo, il dialogo non è dire parole, non è dire parole, perché se diciamo le parole, ecco, non c'è la comunicazione verbale sì, ma non c'è la comunicazione di vita. Il vero autentico dialogo è l'accoglienza dell'altro, il vero, che è difficile, anzi difficilissimo. È l'accoglienza dell'altro, è un'accoglienza e allora anche di fronte a questo quadro che il Papa ci ha messo davanti, così veramente dice di orgoglio di questo tempo, mondo contemporaneo, ma il cristiano non si può esonerare o autoesonero. Quindi proprio per proprio per questo, ecco, deve rispondere. E cristiano è vero, autentico, se è discepolo di Cristo. Non possiamo chiamarci cristiani se non discepoli di Cristo. Quindi, ecco, e non abbiamo scelto noi di essere cristiani. Ci hanno sempre detto, ed è giusto che sia anche bello, vero, tutto questo. Dice, siamo cristiani per dono. Ci è stato fatto un dono. E allora per accogliere continuamente, ecco, questo potere spirituale
non solo di seguire il Cristo, ma di comportarci come si è comportato Lui. Cioè ci dà lo stesso potere, appunto, e allora in fondo dobbiamo anche dire che quel potere o quell'azione che abbiamo fatto di accoglienza, anche se non abbiamo visto la persona, eccetera, in fondo non l'abbiamo accolta noi, ma l'ha accolta Lui dentro di noi. È Lui che l'ha accolta dentro di noi. Ecco come tutto l'agire di Gesù, ecco, non è il suo agire. Chi agisce mediante Lui è il Padre. Perché sapete bene, no? Che i 3 anni della missione di Gesù, l'unica cosa di cui Lui si è preoccupato è di incontrare i peccatori. Lo dice Lui, nel Vangelo leggiamo questo, no? Ma li incontra Lui o li incontra il Padre attraverso Lui? Infatti nel Vangelo di Giovanni troviamo tutto questo, no? Specialmente nel capitolo 14 di Giovanni, versetti 7-11, dice: ecco, chi sceglie me, sceglie, chi vede me vede il Padre, e voi l'avete veduto, e questo opera in me. Ecco che allora anche cosa significa avere un potere spirituale, quello di poter accogliere l'altro, quello di poter stabilire questi rapporti che chiamiamo sociali, eccetera. Ecco, e che ci dà anche il coraggio di accogliere, perché dentro di noi quelle diciamo, come dirle, abbiamo sempre un certo, un zocche, ecco, di non stare con questa gente. Quindi, beh, nonostante questo, certamente chi ci dà il potere è Lui, perché è Lui che accoglie quella persona in noi. Però vedete, questo discorso vale solo se ci crediamo. Ritorniamo sempre qui. È inutile come possiamo capire, eccetera. Se crediamo tutto questo, perché infatti andiamo a vedere l'incontro di Gesù con Zaccheo, ma già in Lui era lontanamente, però, e Lui già era acceso un qualcosa, lo voleva vedere. Ma non è che avesse tanto, perché sappiamo qual era il suo mestiere o che sia, eccetera. Voleva vedere, magari per curiosità, e poi è stato chiamato: vieni, voglio stare a casa tua con te. E anche lì, appunto, non è Zaccheo, è stato convertito, non è che si è convertito, è stato convertito. Il dono della conversione, il dono dell'apertura. Infatti, a chi ha fatto del male, e quindi erano, appunto, questo agire, appunto, ecco, di Zaccheo, però si è arricchito anche attraverso i poveri o che sia, eccetera, e adesso che dà non solo metà, ma quasi raddoppia tutto, ma non è suo la capacità. Ecco che allora questo
Gesù che ci invita appunto di essere miti come Lui. Perché anche Gesù, guardate bene, quando noi parliamo appunto del, per esempio della, del battesimo di Gesù, ma che cos'è questo battesimo di Gesù? È appunto è la investizione di tutti i poteri che il Padre per lo Spirito Santo ha dato perché potesse portare a, a fine proprio la missione. Quindi anche Gesù è stato investito di poteri spirituali. Allora non è per opera sua, per opera appunto, infatti nel battesimo che ci racconta Luca, diciamo, mentre era in preghiera, scese su di lui questo spirito. È ripieno di tutti i poteri spirituali per poter portare avanti, ecco, la, appunto la missione. Ecco perché allora se questo Gesù che ci invita e che ci dice addirittura fate come me, è Lui che certamente ci partecipa allora a questo potere di accogliere tutti. Ecco, di accogliere tutti. E proprio è la stessa fede adesso che dice al cristiano, perché cos'è la fede? Non lo so per voi cosa pensate che fosse nella fede. La fede è potere. La fede è potere. E appunto nella lettera agli Ebrei, ecco, capitolo 11 e primo versetto, dice che la fede è fondamento. È fondamento delle cose che si sperano e prova delle cose che non si vedono. La fede è potere e la fede è vita. Allora, quando si dice la fede dice al cristiano, non è anche qui un comando esteriore. Ecco, dà questa forza al cristiano. Ecco, quindi la fede è possesso. La fede è possesso, che altrimenti non potrebbe accendere quella che noi chiamiamo speranza, perché la speranza è desiderio di avere, di vedere, no? E allora ecco è la... È proprio la formazione, ecco, della fede, di questo possesso, e allora più crediamo, più si accende anche la speranza. E però, ecco, non siamo mai pienamente contenti se non vediamo quello che la fede possiede. Ecco qui, allora anche questo, allora se dice al cristiano, ci dà un possesso che chiamiamo appunto potere. E che cosa? Dice al cristiano di vedere in tutte le persone, e qui è veramente importante questo, di qualsiasi genere. Perché non c'è persona che non sia immagine e somiglianza di Dio. Non è il cristiano immagine e somiglianza di Dio, è la persona. Anche per chi non crede niente, anche per chi ha un'altra religione, ma perché questa immagine e somiglianza sono
le caratteristiche strutturali della persona. Sono caratteristiche strutturali della persona. Questa sera credo un discorso un po' più impegnato, diciamo, ma anche proprio perché accenno appunto, essere immagine significa essere copia. Copia di che cosa? Copia di Dio. E allora, detto in un'altra parola, che questo copia significa che noi siamo e quello che siamo perché lo abbiamo partecipato da Dio. Ecco perché allora questa è indistruttibile. È indistruttibile. Se noi siamo persona, perché Dio è persona. Se noi siamo spirito, perché Dio è spirito. Se noi siamo relazione, perché Dio è relazione. Tutto partecipiamo di questo. E questo è per tutti. Non è per chi crede. Perché la fede è aderire a un qualcosa, non è un creare. La fede è accogliere. Ecco che allora, se è il cristiano, quindi è il rapporto con queste persone, e queste persone appunto sono immagine e somiglianza di Dio. E ancora un'altra cosa, e questa ne hanno fatto l'esperienza i padri della Chiesa, i santi, eccetera, che, ecco, se noi ci chiediamo dove lo incontro Dio, è pure giusto che ce lo chiediamo, no? Però credo che facciamo questa domanda. Pensiamo a Dio. E pensare a significa che non lo incontriamo. E io penso in America perché non sto in America. Se fosse stato in America direi che sto in America. Ma e Dio allora è una cosa così, diciamo, un qualcosa che non troviamo la localizzazione. Ecco, non troviamo la localizzazione. La localizzazione di Dio, vorrei saperlo adesso da voi in qualche modo, che forse già l'avete. La localizzazione di Dio è l'uomo. La dimora di Dio è l'uomo. E non perché si crede, ma è l'uomo in quanto tale. E allora se noi vogliamo incontrare Dio, lo incontriamo in noi e nell'altro. È solo questo, altrimenti non lo incontreremo mai. Non lo incontreremo mai. Perché per fare anche un esempio, quando diciamo siamo ciò che siamo, lo siamo per partecipazione di Dio, è come se volessimo dire come un figlio che viene dai genitori porta con sé tutto il patrimonio genetico dei genitori e noi veniamo da Dio, noi siamo usciti da Dio. E se mi permettete direi anche quell'altra espressione. Noi siamo partoriti da Dio e quindi portiamo tutto. Ecco che allora addirittura fa parte della nostra struttura. Ecco perché non la possiamo cancellare. Ecco perché appunto il peccato non fa niente di tutto questo.
Ecco questo mistero. Ecco perché allora il cristiano, chi si incontra, anche se questo non crede, anche se è ateo, anche se moralmente è un disastro, ecco, io incontro Dio. Io incontro Dio, perché questo è indistruttibile. Ecco che allora questo fare quello che abbiamo detto, costruire rapporti sociali con gli altri, con qualsiasi persona, ma non in senso diretto, eccetera, che l'abbiamo davanti, ma come lo conosciamo nel mondo, diciamo, come dice Papa Francesco, nel mondo moderno, attuale. Ecco allora questa beatitudine dei miti. Quindi questo rapporto col prossimo è così importante. Bene, ecco, sono tre quarti, eccetera. E io vi invito anche a riflettere, ma non tanto forse, quando ci sono i forse non c'è la fede. Allora speriamo appunto che non ci serve una... Io fino a quest'anno ho insegnato, sono 40 anni che insegno teologia. Ecco, però non è la teologia che ci può aiutare, lo dico chiaramente. È proprio, diciamo, ecco, questa fede che ci fa crescere, e dove non riusciamo a fare luce, ci fidiamo di. Ecco, ci fidiamo di. Perché se io potessi capire chi è Dio, Dio sarebbe inferiore a me. Che ogni cosa che noi riusciamo a capire diventa sempre inferiore a noi. Ecco che allora il non capirlo non significa che non è, ma che lui mi vuol dare totalmente se stesso così come è, ma io sono creatura e io posso fino a un certo punto. E allora, come direbbe Giovanni della Croce, chiudo il mio intelletto e mi fido di lui. E credo che questo che anche è l'invito, appunto, anche della riflessione, ecco, di questo incontro, e anche per vivere anche la spiritualità dell'avvento, no? E anche qui questo bisogno della presenza di Cristo in noi, della venuta oggi di Cristo in noi. E questo è anche l'augurio che io vi faccio. E allora, buona riflessione.